Paolo, io la prima domanda devo farla a te, ma dopo essere arrivato a interpretare una regina extraterrestre, come farai d'ora in poi ad accettare un nuovo ruolo? Non li accetto più. No, è veramente inaspettato e straordinaria questa sensazione. Era già straordinaria la lettura della sceneggiatura, solo l'idea che mi entravano dei vermi nel naso, già quello era tantissimo. Ma poi ho capito che sotto, dentro questa regina, anzi quest'uomo che viene posseduto da una regina degli alieni, c'era qualcosa di molto di più, c'era tanta verità, c'era tanta tenerezza, c'era la bellezza di raccontare un microcosmo che è molto di più di quello che è solo il quartiere del Tiburtino Terzo. È geniale questa scelta di scegliere un quartiere che neanche molti fuori da Roma ne sanno l'esistenza, cioè fuori da Roma pensi che ci sia Parioli, Prati, il centro e poco altro, invece Roma ormai è soprattutto queste periferie, che non sono periferie, sono periferie anche degradate, ma non è degradata lo spirito con cui la gente ci vive. Invece il cinema negli ultimi anni ci ha raccontato solo di persone scontente della periferia romana e quindi di conseguenza diventano criminali, ammazzano le persone, spacciano, eccetera. In realtà la storia che racconta Luna è la storia di una piccola borghesia che vive in questo quartiere. Esatto, è un quartiere che, appunto, l'hai detto tu, è a pochi passi dal centro, insomma, è qui dietro, però a suo modo vive, come è giustamente già accennato, di tutta una sorta di autarchia dove tutto è lì dentro, però non c'è lo Stato, non ci sono tanti apparati pubblici, non ci sono nemmeno i riflettori che si vanno a posare nel momento in cui poi succede quello che succede nel film. E quindi allo stesso tempo, nel momento in cui arriva questo alieno, insomma questa regina che ti entra, come hai già detto tu, dentro il naso e fino al cervello, possiamo andare anche a leggere in qualche modo però una metafora di come un certo tipo di temi, certi tipi di temi del populismo che il populismo utilizza vengono in qualche modo sfruttati da questa invasione aliena per attecchire magari in un contesto dove sì, si vive, c'è cioè, anche un certo tipo di benessere, ma allo stesso tempo c'è un certo tipo di mancanza, c'è un certo tipo di assenza di quello che è l'apparato dello Stato. Totalmente, questo è un film che ha una simbologia fortissima, però come tutti i bei film scritti e diretti bene, con classe, con maestria, con una mano come quella di Luna, non pigia su queste tematiche, non la butta giù dura, non ti dice guarda, sto raccontando questa cosa degli alieni, ma in realtà voglio raccontare qualcosa di molto più profondo. Quel molto più profondo c'è, perché è una storia di chiusura di una terra, di una conquista di una terra, di una striscia di terra, che poi viene chiusa all'esterno e si rifiuta tutto ciò che viene da fuori. Quindi è una simbologia fortissima, ma non c'è nessuna volontà di dire oh, vi insegno qualcosa. Ed è questa la grandezza di quest'operazione, la trovo bellissima. Paola, invece il tuo di personaggio ha a che fare con un marito che, nonostante sia insomma un buon uomo, però è un po' un fannullone, gira tantissimo in giro col cane, legge il giornale, si guarda le notizie di calcio e poi dall'altra parte c'è anche un figlio che in cameretta spaccia. Mentre il tuo personaggio appunto nel frattempo porta avanti una propria attività e poi scopriremo insomma più avanti nel film che diventa quasi un capopopolo, che è di un movimento liberatorio tutto al femminile. Ecco. Tu non sei nuovo a questo tipo di personaggi anche molto veraci, molto ironici, molto sferzanti. È un tipo di ruolo che ti arriva spesso o che anche tu cerchi poi di andare a ricercare? No, in realtà non mi arriva spesso perché io non ho riconosciuto questi tratti soliti in questo personaggio. Intanto non è una donna, non, il centro della questione di Marika non è che lei sia sposata o meno, che sia la donna di, che sia l'amante di, che sia la tradita di, perché spesso i personaggi che mi propongono sono sempre in base alle relazioni che hanno con i maschi. Invece lei è il centro della famiglia rispetto agli uomini che sono un po' più fragili, che hanno subito un po' di più la pesantezza della vita, lei è una che si organizza e prende il meglio di quello che può ottenere dal suo contesto. In questo è un atteggiamento molto matriarcale, certamente, però Marika nemmeno lei ha la licenza per svolgere il suo lavoro. Loro
Cioè, la differenza importante è che Marika ha attivato un sistema comunitario con le sue amiche e quindi il personaggio, secondo me, il messaggio che porta è che solo attraverso gli altri e con gli altri si può vivere bene e anche poi fare la rivoluzione, no? È bello che questo sia fatto dalle donne, ma è bello perché è vicino alla realtà il fatto che le donne spesso siano quelle che sono più radicate alla struttura e portano avanti la famiglia, riescono a mettere da parte più spesso se stesse e anche i propri malesseri per il bene comune. Questo è un fatto. Quindi è un personaggio anche questo molto simbolico, che ha, e tutti gli eroi del film sono anti-eroi, cioè chi c'ha la bisca, chi spaccia, chi lavora illegalmente in casa. Però nessuno viene giudicato, tutti hanno trovato il loro sistema di sopravvivenza e di vita all'interno di un quartiere serenamente.